Sconfitta immeritata per il Pescara. Sì, immeritata, ma sembra una sconfitta purtroppo. Però sicuramente per quello che si è visto in campo il Pescara avrebbe meritato quantomeno il pareggio. Purtroppo questo è l'anno in cui quando ti fai le cose ti vanno male, però resta la prestazione perché abbiamo creato occasioni da gol, abbiamo fatto una buona partita a mio avviso e con un pizzico di attenzione in più si poteva portare a casa un risultato sicuramente positivo. Sul piano del gioco, dell'intensità, della cattiveria è stata una gara simile a quella di Ascoli, il risultato è stato diverso, però la squadra ci ha provato fino alla fine, anche in maniera confusionaria negli ultimi minuti, ma ci ha provato. Sì, però voglio dire, a parte gli ultimi minuti, credo nel primo tempo abbiamo creato 4-5 palle gol, siamo andati subito in vantaggio, abbiamo preso il gol del pareggio veramente da Polli, ma non da Polli, di più di Polli. Poi il secondo gol, chiaramente bisogna avere un'attenzione maggiore, sappiamo che piede c'ha il giocatore, quindi probabilmente siamo stati un po' troppo leggeri. Il terzo è arrivato su un rimpallo, la palla è caduta bene per Dal Monte, che comunque è un ottimo giocatore, ha fatto un bel tiro, ha fatto gol. Abbiamo riaperta subito con il gol di Galano, peccato perché almeno il pareggio potevamo portarlo a casa. Qualche giocatore, presidente, non è sembrato al meglio della condizione, un po' in ritardo probabilmente. Sì, ma questo è il leitmotiv di quest'anno, che dobbiamo recuperare, che qualche giocatore deve recuperare la condizione, fuori discussione, quindi c'è da lavorare, lo sappiamo, e il mister e lo staff stanno facendo questo. La classifica resta precaria, però si torna subito in campo martedì a Pisa, un altro scontro diretto in chiave salvezza. Sì, ma tanto sono tutti scontri diretti, quindi dobbiamo cercare di fare risultato e di arrivare alla fine di questo girone d'andata con più punti possibili per cercare di non staccarci e poi ricominciare il girone di ritorno sicuramente meglio di come abbiamo iniziato il campionato quest'anno. Tante partite ravvicinate in pochi giorni con diversi giocatori infortunati, e c'è un po' di preoccupazione da questo punto di vista? Ma purtroppo, come ho detto prima, Busellato si è fatto male nella partita di allenamento dopo Ascoli, gli sono entrati due tacchetti nel polpaccio. Balzano ha un risentimento al polpaccio e credo che sarà pronto per la prossima partita in casa della prossima settimana. Poi purtroppo quelli che abbiamo, Masciangelo, credo che prima di 10 giorni non lo rivedremo, e sicuramente riavremo Bellanova perché aveva un piccolo fastidio. Questa è la situazione, dobbiamo conviverci cercando di fare meno danni possibili. L'ultima, presidente, abbiamo sentito di questa ingiunzione di pagamento da parte di De Cecco per quanto riguarda il Poggio degli Ulivi, vogliamo un attimo chiarire e sentire la voce della società. Ma io non devo chiarire nulla perché probabilmente qualcuno conosce solo la parola avere, la parola dare non la usa, quindi noi siamo assolutamente tranquilli perché c'è un importo da compensare che è scritto addirittura sul contratto, tra le altre cose. In accordo con loro, così come hanno fatto loro con il leasing che hanno in corso, noi abbiamo sospeso per il Covid i canoni, se poi la società di leasing reclama importi dalla ProSport che sono relativi a canoni precedenti per i quali erano assolutamente coperti dai nostri canoni di fitto, questo è un problema di ProSport, però non è un problema nostro. Comunque sia, come ho sempre detto, noi in questi 2 anni abbiamo lavorato non poco per cercare di mettere a posto un centro sportivo che non aveva nulla di regolare, quindi se questo è il ringraziamento vuol dire che ne prenderemo atto, però la verità è questa, se qualcuno mi può confermare il contrario, mi può smentire, me lo dica direttamente. Tenete presente che il 20 di questo mese di novembre è arrivata l'autorizzazione dell'autostrada per poter fare il tragitto della fognatura che è mancante al Poggio degli Ulivi. Tenete presente che al Poggio degli Ulivi, da quando siamo entrati noi, prima si accendevano le luci con il gruppo elettrogeno, adesso c'è una capienza per poter accendere le luci. Abbiamo fatto una serie di lavori, abbiamo consolidato la scarpata, abbiamo fatto una serie di lavori all'interno spendendo tanti soldi.
però evidentemente non è bastato nemmeno questo. Io vorrei ricordare a chi fa i decreti ingiuntivi che quando se n'è uscito dal Pescara il sottoscritto gli ha tolto 11 milioni e 800 mila euro di fiduzioni con le banche. Evidentemente la volontà di qualcuno probabilmente è quella di accollarci un centro sportivo che non è assolutamente in regola, quindi noi lo stiamo facendo i lavori per metterlo in regola. Poi se va bene va bene, se non va bene, il centro sportivo è suo, noi possiamo fare pure a meno.